Quando fai tantissimo benessere si cala, c'è sempre la crisi, per questo secondo me bisogna fare una rivoluzione per cambiare le cose, perché così non si può andare avanti. Ormai c'è gente che ha il potere da troppo tempo e siamo lì da... cioè sono lì da troppo e non devono rimanere lì, perché non si va avanti, altrimenti c'è bisogno di gente nuova, e l'unico modo che c'è è che si prenda il potere, non che vada, perché la gente non glielo lascerà mai, se lo lascia lo lascia solo a chi vogliono loro, quindi rimane tutto lì. Bisogna cambiare tutto, insomma. Sì, cioè non deve cambiarle un po', bisogna cambiarle parecchio, perché cioè le crisi ci sono ogni tot anni e lo decidono, sono certe persone che decidono che ci sia la crisi. Quindi è una cosa assurda che certa gente decida la povertà e la ricchezza di altra gente. Infatti cioè, bisogna radicalmente cambiare tutto. Cioè, se fosse per me, io, cioè, se guardi, cioè, si riparte sempre da zero. Mm-hmm. Cioè, invece di andare avanti, si arriva ad un certo punto e poi c'è la crisi e non va bene. Bisogna, perché ci trovano troppa disparità tra tutte le persone, perché ci sono sempre i troppo ricchi e i troppo poveri, e chi è troppo ricco non fa niente, non fa niente per i poveri, però i poveri lavorano anche per i ricchi, e questo non va bene, sono troppi anni che va così, e quindi è ora che ci sia una rivoluzione, perché tutto questo deve finire, secondo me. Allora, eravamo rimaste. Secondo me dovrebbe riformarsi tutto, tranne che ciò che riguarda tipo il nostro punto di vista. Ci rimane solo l'arte, in poche parole. L'Italia è un posto bellissimo, solo che è bello solo per l'arte. È bello solo per l'arte d'Italia, per il resto non c'è niente che vada bene. Io per i negri Stati Uniti. No. Proprio. Se ci fossero i giovani sarebbe molto più possibile. Non c'è, qua c'è poco controllo. È meglio che tutti bene. Un po' di rivoluzione.